Allora Massimo, come lo digeriamo questo pareggio? Ma io molto bene perché intanto c'è stata una prestazione di livello alto, e quindi non era neanche facile venire qua a giocare la partita direi al primo tempo molto bene, perché quel tempo abbiamo fatto noi la partita, al secondo tempo sono venuti fuori un po' loro, tanto sono calmi incredibili, un po' siamo calati, però abbiamo avuto due occasioni in contropiede, che quella poi di Ferrarese che ha fatto la palla di testa, clamorosa, e alla fine l'ultima parata che ha fatto il portiere sul tiro di Capone. Loro hanno detto rigore, quindi c'è il bravo rigore, no, è presto, bravo a parlare di rigore, è evidente che l'occasionissima, tra virgolette, ce l'hanno avuta loro, però è anche vero che loro non credo che abbiano mai messo il portiere sul riguardo. Quindi ce l'hanno messo, ma hanno fatto palla di guardia. Sì, allora, che poi c'è stato un errore lì, tanta parte, un errore un po' anche di che lì forse un errore che ha fatto Prea, che usciva. Io dico, qua ha fatto bene, sta contenti, intanto questo pareggio ci permette di sperare ancora. È evidente che adesso dobbiamo vincere tutte e due le partite, è evidente che loro non devono vincere domenica a Pavia, però penso che loro domenica avranno una partita molto difficile come d'altro canto le nostre. Io penso che se noi stiamo bene come abbiamo dimostrato oggi e secondo me nel secondo tempo di domenica scorsa, abbiamo ancora delle ottime possibilità, e se non dovesse andare bene, se la squadra sta bene così, possiamo andare a giocare anche i playoff con delle ambizioni importanti. È corretto dire che forse oggi non si poteva andare oltre? Cioè, se non andare oltre, se facciamo il gol con la palla che ha tirato via Rubio, a livello di prestazione? No, se di prestazione, sì, che oggi mi ha fatto veramente bene, voglio dire, la prestazione, cioè venire qua a giocare a partire in questo modo, vuol dire che la squadra, insomma, ma lo sapevamo, ha dei valori, e oggi leggevo un giornale locale, forse voi non avete letto, no? C'era un commento, diceva, ma sai, Spezia mancano tutta quella serie di giocatori che ci mancano, e allora diceva, è un po' come l'Inter, se dovesse mancare tu, Schneider e Cambiasso, e tanto, vuol dire. Cioè, al di là di tutto, qualcosina, io non voglio piangere, non ho mai pianto, e non mi sentirete mai piangere, ma essere venuti qua a giocare la partita con i problemi che abbiamo in questo modo vuol dire che la squadra c'è, è viva, ha voglia di fare, ci crede, e questo è molto importante. Adesso è evidente che abbiamo bisogno di tutti, il pubblico, devo dire che oggi è stata una cosa spettacolare, da pelle d'oca, portare qua credo 400 persone, riempire la tribuna e soprattutto tutta la partita, avere un sostegno a questi livelli è stata veramente una cosa da pelle d'oca. Domenica vorremmo avere, mi piacerebbe vedere invece che i soliti 3.500-4.000, se riuscissimo a portarne 6 o 7.000. Magari mandarne 1.000 a Pavia. Perché abbiamo bisogno, no, a Pavia, Pavia, domenica prende la gioca, poi è evidente che loro sono squadra forte, possono andare anche Pavia vince, non è mica lì il discorso. Anche perché Pavia può andare in testa alla classifica. Ma Pavia, se noi non vinciamo, è in testa alla campionato, voglio dire, cioè, è una situazione talmente complessa e talmente complicata adesso che può succedere di tutto. Il Pavia in teoria può vincere il campionato e potrebbe anche in teoria andare anche prima, quindi voglio dire, cioè è una situazione veramente, veramente ingarbugliata e difficile, però io devo dire sono veramente contento, cioè, dopo quell'appannamento maledetto che abbiamo avuto nelle due partite di Vercelli e di Casa con la Valenzana, che poi se andiamo anche a guardare la Valenzana che ha vinto anche oggi, per cui la terza vittoria consecutiva che fa, tra l'altro dietro l'altra, si è rimonta, quindi vuol dire che era una squadra che stava bene, no, beh, ma l'ultima i tre punti sono sicuri, la sono il salvo, ma loro gli ultimi tre punti del campionato secondo me li hanno certi. Però noi, ripeto, dopo quell'appannamento lì abbiamo avuto una grossa reazione. Io sono molto contento, lo devo dire, perché soprattutto un giocatore come Buscaroli, no? Che tutto l'anno, quando all'inizio ha giocato, è stato criticato da tutto e da tutti, poi ha giocato mai o quasi mai per dei mesi, ha avuto la grande professionalità di allenarsi sempre al 100%, a 1000, e si è fatto trovare pronto in un momento decisivo. Io credo che sia una grande soddisfazione per lui e penso un po' anche per noi, perché poi alla fine non era quel giocatore così, fra virgolette, scarso, che tutti hanno fischiato anche in certi momenti. Quanto maledici oggi ai Vercelli? Ma io non maledisco niente, purtroppo il calcio è fatto di queste cose, purtroppo i momenti sono diversi, purtroppo nella testa dei calciatori, nonostante
tu cerchi sempre di capire fino in fondo e di cercare di, anzi tante volte di anticipare, no? Per capire come stanno, in realtà poi non ci sei mai. Noi purtroppo abbiamo avuto quel calo lì, che è una cosa, a pensarci adesso, quasi inspiegabile. Poi no, un altro di cui volevo, cioè, lasciatemelo dire, insomma, un altro giocatore che secondo me merita è Vito Greco, che anche lui ha passato un'annata particolare, 5 mesi fuori, tutti dicevano che era un giocatore finito, che non poteva più giocare, cioè questi erano i commenti di tutti, quindi non è che, cioè, tolgo nessuno. E invece credo che adesso Vito Greco cominci a diventare un giocatore molto importante per questa squadra qua in un momento decisivo, perché anche oggi ha fatto la partita e anche oggi la squadra si vede che quando c'è in campo lui, dal punto di vista tattico, difficilmente sbagliando i movimenti o sbagliando le situazioni. Ecco Massimo, domenica potrebbe essere un po' la giornata decisiva per questo campionato, perché poi l'ultima magari chi si trova in testa credo che poi alla fine quella partita la vinca. Domenica è determinante, di sicuro, perché se noi dovessimo vincere, e dopo stiamo lì a sentire cosa è successo a Pavia. Se non vinci diventa complicato. Se non vinci diventa praticamente, dobbiamo pensare ai playoff punta capo, ma se vinciamo domenica ci possiamo collegare direttamente su Pavia per capire cosa sta succedendo. Poi l'ultima è evidente che andremo, cioè non ci sono alternative, anche però sarà difficile anche l'ultima, anche se anche Carati se è un po' in calo. Fuori in quel momento lì, ma fuori per il primo posto. Beh, secondo me per il primo posto è già difficile ora, ecco. Però sicuramente si giocherà i playoff, quindi sicuramente andremo a trovare una squadra che un po' di motivazione ce l'avrà. Però non mettiamo il carro davanti ai buoi, pensiamo a domenica prossima contro contro Alghero, che è la partita. E non ci sarà Capuano. Non ci sarà Capuano, c'era qualcun altro, voglio dire. Abbiamo pianto, è entrato Boscaroli, ripeto, ha fatto quel che ha fatto. Vito ha fatto quel che ha fatto. Chianese ha fatto le ultime due partite, oggi che era il secondo tempo di domenica, è tornato il calciatore che anche lì all'inizio sembrava, poi lasciamo andare. Cioè, quindi voglio dire, noi ci crediamo, la squadra ci crede e questo è un dato importante. Mi auguro e penso, e chi era qua a Bolzano a vedere, penso che ci creda anche chi era a vedere, per cui ripeto, domenica ci aspettiamo veramente che, come sempre è stato, ma ancora di più domenica, abbiamo bisogno dell'undicesimo uomo in campo, come è sempre stato per chi veniva da Gasperi.